È arrivato il grande giorno, diciamo l'inaugurazione del mio negozio. È tanti anni che pensavo di fare questo passo abbastanza grande per me. Dopo 13 anni come dipendente, diciamo, adesso sono autonomo, mi mette addosso una carica enorme, sono contentissimo della mia scelta. Spero soprattutto, essendo l'unico ciclista in Valsassina, da Lecco fino a Colico, di essere soprattutto un punto di riferimento per tutti gli appassionati della bicicletta, anche solo come punto di ritrovo, che può essere un sabato mattina, domenica mattina, per partire e andare a fare un giro tutti assieme, in compagnia. Vedo la mia bianchina. Oh, 50 anni fa mi è venuto in mente ad andare a dire la messa sulla tomba di Don Bosco, Torino, ero a Saronno, ciappare la bicicletta e Vindisur de Sira, alle 7 del mattino era a Saronno a dire la messa, ho mangiato un panino, preso la bicicletta e sono tornato a Saronno. È un bel tiro, bel tiro, dopo Cesare. Via, bravi. Bravo Marco! Ecco, bravo. Ciao. Chi non lo conoscesse, lui è Andrea Giupponi, atleta elite e campione italiano sportman di mountain bike. Innanzitutto, sono contento della vostra presenza. Le bici vengono. Secondo, sono contento di questo negozio, di questo sogno che sono riuscito ad aprire. Spero tanto, tanto, tanto vivamente che sia un punto di ritrovo, soprattutto per tutti i ciclisti della valle, insomma, anche solo, come dicevo prima, per un'escursione la domenica mattina, sabato pomeriggio, cioè invece di trovarsi in giro ognuno per i fatti suoi, diciamo così, che siamo un po' allo sbaraglio, cioè che ci troviamo tutti alle 8:30 da Peli Bike. E dopo lì magari si può decidere insieme un giro da fare, oppure magari sarò il primo io prossimamente a decidere magari organizzare delle escursioni tutti insieme. Questo sarebbe il mio sogno. Bravo. Inizia. Filippo Celestino, lo saluto, benvenuto in Valsassina, ex professionista, ha vinto a Milano Torino, ha vinto il Giro d'Emilia, ha vinto la Coppa Placi, Giro di Lombardia, è stato anche fatto la nazionale giuro, qualche gara importante. Ex compagno di squadra di Marco Pellizzaro, allora vuoi dire qualcosa a Marco, gli auguri, quello che vuoi? Sì, ovviamente facciamo gli auguri in bocca al lupo per questa nuova attività. È stato uno dei più bravi ragazzi che ho potuto conoscere in questo ambiente. La fortuna di averlo in squadra e diciamo che sono cresciuto insieme a lui in questi anni e mi sono dato un po' alla mountain bike. Come già detto, faccio un grosso in bocca al lupo per il negozio e pedalare, bisogna pedalare qua.